Confermiamo, in Italia abbiamo assunto le misure di massima precauzione e comparativamente rispetto ad altri paesi, anche paesi a noi vicini, continuano ad essere misure, diciamo, di massimo livello precauzionale. Quindi, francamente, non è questo il momento per sollevare queste perplessità o per rimproverarci alcunché. C'è semplicemente da mantenere un costante monitoraggio, una costante disponibilità, se del caso, a rivedere queste misure per incrementarne ancora più l'efficacia. Quello che stiamo facendo, abbiamo scoperto questi casi, come sapete, nell'Odigiano, nella provincia di Padova e stiamo adesso, sono state già adottate tutte le misure, come adesso confermerà il ministro Speranza, che è stato lì in riunione oggi in Lombardia. E siamo disponibili addirittura ad adottare ulteriori misure ove necessario. In questo momento possiamo rassicurare la popolazione, i cittadini che ci ascoltano, che abbiamo adottato misure per isolare, mettere in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi di coronavirus, con i pazienti certificati positivi. E continuiamo, ripeto, domani ci sarà un'altra riunione. Adesso abbiamo completato una riunione, anche erano in collegamento i governatori Zaia e Fontana. Domani mattina, sin dall'alba, continueremo un costante aggiornamento. In tarda mattinata ci ritroveremo qui al Comitato Operativo della Protezione Civile per un ulteriore aggiornamento con i ministri interessati, con i governatori. Lavoriamo con il massimo coordinamento, massima volontà di esprimere la massima efficacia operativa. Ministro, forse vuoi aggiungere qualcosa di tecnico che ti compete?